Mettiamolo qui. Ma cosa volete? Mica sono un dottore io. Dai, cerca di mangiare, forza. Ok, prova a tirarti su. Non si regge in piedi. Yali out. Ma cosa? Bentornato tra noi. Tu? Mi ricordo di te. Ma dove siamo? Credo sia il loro quartier generale. E il tuo amico? Dov'è? Adesso è con loro. È diventato un poliautista? Non ancora, ma se lo stanno lavorando. In che senso lavorando? Con la cura Ludovico. Cosa diavolo è la cura Ludovico? Non so di preciso cosa sia, ma so che trasforma chiunque, volente o nolente, in un occhi gialli. Trasformerebbe persino Mauro Suma nel peggiore dei poliautisti. Suma no, è impossibile. Persino Suma, fidati. Non ricordo più nulla. Ma da quanto tempo sono qui? Ecco, ricordo solo che era appena finita Frosinone Milan. Difficile calcolare il tempo qui dentro. Ma un altro prigioniero mi ha detto che in questo momento dovrebbe esserci la gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League, Roma-Milan. Ah, il ritorno? E come è finita l'andata? Credo male per il Milan. Da cosa lo hai capito? Dovresti sapere come fanno quando il Milan perde, no? E quali versi osceni indirizzano verso Pioli. Ma perché ci tengono prigionieri? Cosa vogliono da noi? Te l'ho detto, per trasformarci in Pioli autisti. Da quello che ho capito, il Milan, prima della Roma, ha inanellato una serie di risultati positivi che hanno fatto risalire le quotazioni di Pioli. Questo li ha fatti innervosire e hanno cominciato a darci la caccia. Prima erano indifferenti, perché tanti di noi stavano cominciando a sostenere di nuovo Pioli. E questo per loro era inaccettabile. Ma perché non dare la caccia direttamente a noi piolisti? Non capisco. Beh, per due semplici motivi. Uno, non siete facili da trovare. E secondo, siete difficili da trasformare. Ma a quanto pare sono riusciti ad escogitare un modo per farlo. La cura, Ludovico. Esatto. Stanno creando un esercito. Ci stanno arruolando. Ma per cosa? Per la contestazione. Dio mio, ma questo potrebbe costringere la società ad esonerare il nostro coach. Dobbiamo impedirlo, dobbiamo proteggere Pioli. Ti do un consiglio, amico mio. Comincia ad abbandonare il tuo piolismo, se no li farei incazzare ancora di più. Possono farmi quello che vogliono, ma non cambierò idea sul nostro coach. Su colui che ci ha fatto ritornare campioni d'Italia. E vedrai che qualunque sia stato il risultato dell'andata, la nostra squadra, il nostro coach, lo ribalteranno, perché lui... Il Milan deve aver perso. Conosco quello. Deve essere stato eliminato dall'Europa League. Cosa? No, impossibile. Sono qui. Stanno arrivando. Yali out. Tocca a me. Ma tanto faranno molto io e te. La penseremo allo stesso modo su Pioli. Puoi combattere, resiste. Vedrai che il nostro coach l'anno prossimo ci porterà. Vorrei tanto avere la tua fede. Lo vorrei.